Siamo sulla collina Bergamasca, là in fondo vedete il Monte Orfano e quindi Franciacorta. Qui siamo in un campo di Chardonnay, riguarda anche Franciacorta in questo senso perché quest'anno stiamo notando la presenza di tutte queste bronzature, di queste puntinature, vedete su questa foglia, soprattutto sulle basali, vedete il sindrome proprio questo ingiallimento con la bronzatura, la puntinatura, che sono causate da aragnetto giallo. Chardonnay l'ha patito molto questo tipo di attacco questa primavera. Fino a settimana scorsa in questo campo ero abbastanza preoccupato perché con le temperature molto basse, settimana scorsa eravamo a 3 gradi, oggi siamo a 20, sembrava quasi che la vegetazione fosse rimasta analizzata dall'attacco di acaro. C'è qualche tralcetto che è rimasto un pochino analizzato, però adesso con le temperature che sono alzate il problema sembra che si sia in fase di risoluzione. Sono un po' indeciso se fare il trattamento acaricida e poi liberare insetti utili o liberare semplicemente insetti utili. La strategia che avevo deciso settimana scorsa era acaricida, insetti utile, adesso forse rilascerò solo gli insetti utili. Sappiate che esiste appunto questo insetto, questo acaro fitosede che si chiama Amblyseus andersoni, che naturalmente preda il ragnetto giallo e quindi aiuta a contenere lo sviluppo dell'infezione. È un po' lento nell'insediarsi, quindi bisogna partire sempre con infezioni non particolarmente sviluppate perché altrimenti fa fatica a coprire lo sviluppo degli acari.